Ben ritrovati a Stazione Letteraria, sono le 17.33, io e Maurizio Costa non siamo più da soli perché ci ha raggiunto l'autrice Roberta Patellaro, d'origini romane ed è qui con noi. Ciao Roberta! Ciao Leonora, ciao a tutti! Ciao Roberta! Allora, Roberta Patellaro, oggi noi già la conoscevamo, giusto? Quando? Lei! Già la conoscevamo prima di oggi! E su questo non abbiamo dubbi. Roberta ha presentato insieme a noi il suo libro. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con il giveaway che vi abbiamo donato, ma soprattutto è qui per parlarci in persona, carne e ossa, del libro vero e proprio. Esatto, il libro è Lascia che dimentichi l'oggi fino a domani. Il titolo, diciamo, non è complicato, perché poi se tu lo interpreti lo capisci. Allora, chiediamo subito a Roberta, per chi non lo sapesse ancora, di che cosa tratta questo libro? Allora, questo libro è ambientato a San Francisco alla fine degli anni 60 ed è la storia di un ragazzo che, finita l'università, si trasferisce a San Francisco e comincia a lavorare per una piccola casa editrice. E lì viene un po' travolto da quelli che erano gli avvenimenti dell'epoca, si trasferisce in questa specie di comune e viene coinvolto nelle manifestazioni politiche contro la guerra del Vietnam, ma anche con le droghe sintetiche che si stavano sviluppando in quel periodo e poi con tutto lo scenario musicale. Quindi, tra l'altro, sappiamo benissimo come la musica sia molto importante in questo libro. A proposito di scenario musicale, all'interno dei capitoli di Roberta possiamo trovare tantissime canzoni. Come nasce la scelta di inserire, quindi di unire musica e scrittura? Allora, diciamo che la scelta era abbastanza obbligata, perché in realtà l'idea del romanzo era nata dalla musica, che negli anni che lo stavo scrivendo, appunto, mi ero appassionata molto della musica degli anni 60 e era un tipo di musica abbastanza particolare, perché le canzoni già raccontano storie di per sé, storie appunto della politica, della vita di allora, e quindi in un certo senso guidano nel romanzo il personaggio principale, sottolineano i suoi pensieri, le sue azioni. E dici un po', chi sono i protagonisti? Allora, i protagonisti sono tre. Il principale è Owen, che è appunto questo ragazzo che, finita l'università, si trova spaesato, si trasferisce dall'altra parte degli Stati Uniti, che allora era abbastanza un viaggio, e quindi si trova in un ambiente completamente nuovo, che era la California dell'epoca, rispetto agli altri stati. E quali sono i problemi che ha incontrato durante la stesura della storia? Diciamo che soprattutto ho dovuto fare molta ricerca, perché io, non avendo vissuto quel periodo neanche lontanamente, dovevo documentarmi molto su tutti gli avvenimenti che erano accaduti, quindi tutte le manifestazioni o concerti descritti sono avvenuti in quella data, in quell'anno, così come appunto li ho raccontati. Dove eri quando hai scritto questo libro? Perché magari qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa. Dove eri? Allora, ero in un piccolo paesino in Canada, vicino a Vancouver, vicino sono 9 ore per gli standard canadesi, al confine con gli Stati Uniti, e appunto era un paesino dove vivevo in una fattoria con una zia e un'altra ragazza. Movida alta, diciamo. Esatto, tra lama, pecore. Quindi? Esatto, roba del Ma genere. Ma quindi la vicinanza a questa cultura degli Stati Uniti è avvenuta soprattutto in quel periodo o già c'era in te? Ma un po' già c'era, però in quel periodo sicuramente l'ho sentita molto di più, perché appunto, che lo dicono, comunque Canada e Stati Uniti non sono così diversi, quindi la cultura hippie poi era un po' la stessa e lì si respirava a fondo. Ecco, ci puoi dire secondo te qual è un pregio degli Stati Uniti? Secondo te, secondo quello che vedi, secondo quello anche che hai letto per scrivere questo libro, e qual è un difetto che proprio non ti va giù degli Stati Uniti? Allora, secondo me posso rispondere a questa domanda in un modo un po' più particolare. Sì. La domanda che mi fanno spesso è perché io ho deciso di fare quell'anno in Canada e non negli Stati Uniti. E io ho detto, perché non potendo scegliere lo Stato, in Canada, se mi avessero mandato in California, tutto a posto, ma se mi avessero mandato in Alabama, in Missouri, certo, in Mississippi, in Texas, è un bel problema. C'è una bella differenza. Insomma, sì. Mentre in Canada, diciamo, quello era. Sì. E poi ti volevo chiedere, quindi, vuoi dire anche nel libro come entrano queste canzoni? Perché c'è un modo tutto particolare per inserirle, non solo delle citazioni.
Sì, varia molto, diciamo. Ho trovato sempre comunque dei pretesti, quindi o un giradischi che suonava, una canzone alla radio, oppure proprio un concerto, o una persona che suonava durante una manifestazione. Quindi dei pretesti c'erano, però la citazione che poi ho messo era quella che secondo me era più rilevante all'interno della canzone e del libro. Quindi, a proposito della diversità nell'inserire queste canzoni, noi vi mandiamo un pezzo che c'ha qualcosa di misterioso. Degli U2, tra l'altro parliamo di uno dei pochi libri che ha la colonna sonora, quindi ci ascoltiamo questa canzone degli U2, torniamo in diretta su Radio Godò con Stazione Letteraria, tra poco. Stazione Letteraria su Radio Godò, non siamo soli, cara Eleonora, perché chi ci ha raggiunto non qualche minuto soli. Fa... Non siamo soli. No, quelle siamo soli. Chi ci ha raggiunto... Ci ha raggiunto Roberta Padellaro, oh, o te lo sei dimenticato? No, certo, era per scambiare due chiacchiere. Allora, Roberta Padellaro, il suo libro è pieno di canzoni di sorprese. Musica. Lei ha microfoni spenti nella nostra diretta Facebook, che quindi solo per pochi eletti e scelti. Cioè discepoli, pochi, discepoli! Potranno vedere e sentire quello che diciamo fuori onda. Stava leggendo degli artisti, dei musicisti che si trovano all'interno del suo libro che lei ha citato e quindi probabilmente che le piacciono. Ecco Roberta, vogliamo ripetere anche chi ci sente per radio quali hai messo nel tuo libro? Va bene, leggiamo. Spogliatina per ricordarti, nella colonna esatto, sonora. Perché aiuta. Vediamo, molto centrale Bob Dylan. Ok, poi... che è stato anche richiesto sulla diretta Facebook. Esatto. Eh? Poi Rolling Stones, un po' di Doors. Che non so se si possono sentire dopo. Sì, credo di sì. Stanno qui, quindi facciamo un cambio. Poi... Cambio. I Jefferson Airplane, se qualcuno conosce, e molti altri ancora più sconosciuti. Bene, quindi... Questa... Le cose sconosciute, le persone sconosciute ci piacciono. Esatto. Quindi per sapere poi la lista totale dovrete comprare il libro e la leggete lì. Perché... Ma soprattutto una curiosità sul titolo di Roberta del libro, esatto, signori. Il titolo, voi direte... Che cos'è il titolo? Sarà una frase che ha detto Roberta magari scrivendo il libro? Lasciamo la parola a Roberta. Ancora. Vai. Allora, lo svelo subito questo mistero. No, lancio il quesito. Lancio il quesito, va bene. Il quesito è chi riesce a indovinare da dove viene il titolo del libro e possiamo dare un aiutino che tradotto in inglese ha più senso. Esatto. Vai. Tradotto in inglese, non lo dice, se no il titolo della canzone. Diciamolo a metà. Non lo diciamo, diciamolo, non lo diciamo, non ve lo diciamo. Allora, quindi, tra l'altro noi, oltre a questo quesito, abbiamo chiesto di completare la frase che trovate scritta del libro che stiamo regalando. Juan Sebastian ha detto: una glaciale sera di 6 anni fa stavo leggendo a casa mia, con molto freddo e con il mio cane che mangiava accanto a me il cibo che avevo preparato per la mia cena. Ecco Roberta, quando tu scrivevi il tuo libro, descrivici un episodio di quando scrivevi questo libro. Una situazione reale, come scrivevi? Va bene, allora la situazione era abbastanza facile, quindi diciamo io vivevo in questa fattoria, il pomeriggio andavo sui campi. Quindi? Esatto, anche detto per campi, sì. Hai di riccia. A pascolare le pecore. E, soltanto che io non so pascolare le pecore, quindi fondamentalmente mi portavo un cane pastore che faceva tutto, io gli andavo dietro. Ispirata da queste passeggiate con le pecore venivano tutte le idee per un libro hippie. Quindi è vero che per scrivere, per avere idee così bisogna un po' alienarsi, immergersi nella natura, pensare un po'? Oppure uno che abita in città col casino riesce uguale secondo te? Ma fondamentalmente per scrivere un libro c'è bisogno di tempo. Se tu riesci a trovare tempo nella città alienante e tutto... Sei fortunato. Altrimenti ti rinchiudi in un monastero buddista e va bene comunque. Per un po' di tempo. Vedi. Allora, ma a proposito del libro, ci sono elementi biografici? E questo è importante. Diciamo sì, ci sono nel personaggio principale, che è appunto questo ragazzo Owen, perché diciamo questo senso di transizione che lui comunque stava vivendo, di smarrimento, tutto quello che veniva, era molto simile a quello che poteva provare una sedicenne in Canada da sola, insomma. E a quale pubblico è rivolto il tuo libro? Ecco, anche questa è una domanda interessante. Diciamo, è rivolto a un pubblico abbastanza vasto, perché sia a giovani come noi,
tutti qui dentro che hanno passione per la musica o comunque per le storie che hanno sia un risvolto politico che una storia sentimentale, ma sia anche agli adulti che magari hanno vissuto quel periodo storico e sono nostalgici e vogliono riviverlo. E cosa senti di dire a tutti coloro che vorrebbero scrivere un libro ma fino ad oggi non l'hanno fatto? Beh, di buttarsi, perché no? Andare in Canada. Andare in Canada o in una fattoria pure in Abruzzo, non è che... Tra l'altro, volevo dire una cosa che non mi ricordo. Quindi, volevo chiedere una cosa Maurizio, che non mi ricordo. Maurizio, devi scriverti tutte le domande perché lo so, non puoi sfuggire in questo mente. Modo. Ah, ecco, se è stato difficile scrivere di qualcosa che magari non hai visto con i tuoi occhi e non hai vissuto. Cioè, c'è la paura di scrivere di un'epoca che non si è vissuto o di una nazione che non si è proprio vissuta, che magari qualcuno legge il libro e dica ma non è proprio così. C'è questa paura quando scrivi? Ma guarda, lì per lì non ci ho minimamente pensato, anche perché non l'avevo scritto in realtà con l'idea poi di farlo leggere a nessuno, quindi insomma era... Per me è andato tutto molto liscio, non ho neanche avuto particolari intoppi con la trama, quindi è proprio una storia che andava da sola. E poi certo, molti mi chiedono, ma tu che ne sai, non l'hai vissuto? E io gli dico, ho fatto le mie ricerche, poi insomma... Certo. Allora, Eleonora, tu sei un po' dubbiosa. Io vorrei sapere da Roberta se bolle qualcosa in pentola per il futuro, certo. Nel senso che se c'è un libro successivo, un nuovo viaggio, magari se cambierà genere, se farà nuovi viaggi, da cosa è ispirato ultimamente. Sì, diciamo qualcosa c'è, che bolle in pentola è un genere completamente diverso, quindi in realtà sto sperimentando un po' adesso con racconti più brevi, poi con l'idea appunto di far partire un progetto più ampio, però non ho ancora trovato la fattoria che fa per me, sai, quindi se anzi potete consigliare io l'Abruzzo secondo me va bene, anche la Sardegna secondo me come idea, così più caldo, più così. Allora Roberta, chi vuole comprare questo libro, Lascia che dimentichi l'oggi fino a domani, come deve fare? Allora, il modo più facile è comprarlo online. Oppure, contattando Roberta, potrete ricevere una copia autografata. Certo. Vale poco? No, non lo è per niente, con una magari dedica molto personalizzata. Quindi concludiamo, leggi il mio libro perché... Perché leggi il mio libro perché l'ambientazione è coinvolgente e la storia è intrigante. Oh, vedi? Ti ha risposto così. Quindi ringraziamo Roberta Patellaro, noi ci sentiamo presto, tanto siamo sempre in contatto. E ricordiamo che potrete trovare Lascia che dimentichi l'oggi fino a domani contattando direttamente Roberta su Facebook oppure cercando nei maggiori store online. Esatto, grazie Roberta, sei stata bene? Sì, benissimo. Con Maurizio Costa sei stata, guarda, una Pasqua. Va bene, allora salutiamo Roberta, ci sentiamo i Doors che lei ha consigliato, ha richiesto, si può dire, e noi torniamo tra poco su Radio Godò con Stazione Letteraria.